vedo che comunque mi sembra molto bello, e quindi chiudo e lascio la parola a voi per andiamo nel focus del tema. Grazie. Allora, vorrei adesso dare la parola al viceprefetto, dottoressa Alessandra De Stefani, chiedendole insomma di dirci qual è la situazione, visto che anche il sindaco ha anticipato un po' sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati, ecco, così se ci dice com'è un po'. Allora, grazie molte, saluto tutti i presenti, ringrazio molto per l'organizzazione di questa giornata che anche come appunto sottolineava il sindaco rappresenta un momento di riflessione importante in questo periodo nel quale, come sanno bene gli operatori del settore, dal dottor Ferri, dal comune, da tutti gli operatori, dalla questura, rappresenta una grossa criticità, in quanto la presenza di questi minori stranieri non accompagnati si è andata negli anni via via incrementando in maniera importante, rappresenta, diciamo, un momento veramente critico per la gestione di questi ragazzi. Ripercorrendo brevemente, diciamo, la cornice normativa nella quale la prefettura si muove, bisogna dire che questa la consapevolezza della necessità di porre attenzione a questo settore comincia lontano, comincia nel 2015 e poi continua con un decreto specifico, perché già, voglio dire, la Convenzione dei diritti del fanciullo era precedente, ma comunque in Italia comincia nel 2015 con la legge 142, dopodiché cui segue un decreto specifico che, del Ministero dell'Interno, che disciplina in maniera esatta sia le strutture, la tipologia delle strutture in cui questi minori devono essere accolti, sia le modalità diciamo dei servizi da prestare, e a quel punto il Ministero dell'Interno comincia a sollecitare le prefetture, in quanto predispone, come aveva giustamente ricordato il sindaco, alcune risorse per aiutare i comuni in questa accoglienza, ma risorse che erano comunque ancora piuttosto limitate, diciamo, parliamo allora di 45 euro, se non sbaglio, Alessandro. Dopodiché oggi finalmente sono arrivati a 100 euro e comincia il Ministero dell'Interno a fare presente a tutte le prefetture: guardate che ci dobbiamo organizzare, dovete mettere strutture, dovete impiantare strutture, è possibile aprire strutture su tutto il territorio dedicate a questi ragazzi. Purtroppo, ecco, non è semplice l'organizzazione di queste strutture, non è semplice. Noi come prefettura qui a Fermo abbiamo pubblicato due bandi, uno nel 22, due avvisi per manifestazione di interesse, uno nel 22 e uno nel 23, che sono andati entrambi deserti, per la gestione di alcuni posti. Teniamo presente che mentre al comune vengono dati rimborsi per 100 euro, diciamo, questa gestione di questi centri straordinari da parte delle prefetture vede una corresponsione di 60 euro, quindi è, se probabilmente, anche non particolarmente attrattiva. Qual è lo stato dell'arte della normativa oggi? Con un recentissimo decreto legge di ottobre, poi convertito, praticamente alcuni aspetti di questa gestione sono stati un po' ribaltati, nel senso che generalmente allora, il minore che si trova, come ricordava il sindaco, a essere presente su un territorio deve essere preso in carico appunto dal sindaco e quindi dai servizi sociali, quindi deve avere un tutore, deve essere
interessata appunto il Tribunale per i minori, e deve essergli data tutta l'assistenza prevista. In questo contesto però la normativa prevedeva che quindi se non erano sufficienti i posti nei luoghi di sbarco, ci sarebbero stati poi un'assistenza presso i comuni, nei luoghi dove poi questo comune veniva trasferito, e quindi presso i servizi sociali, e solo successivamente poi presso i CAS dedicati. Invece la normativa recente prevede che se non c'è posto dopo i 45 giorni di ospitalità presso i centri di accoglienza straordinari dei luoghi di sbarco, vengono portati presso i territori e lì accolti dai CAS o dai SAI, e solo in ultima analisi si deve fare poi ricorso ai comuni. Questo un po' ribalta la situazione attuale e impone alle prefetture ovviamente di rendersi parte attive nella ricerca di questi posti, nella ricerca di partner idonei alla gestione di questo tipo di servizi, che hanno una grande peculiarità. Una peculiarità che, come ben sa il collega della Questura, è determinata poi in maniera molto specifica fin dal 21-22, mi pare, con dei vademecum, con un vademecum che disciplina la presa in carico di questo minore sotto tutti i profili. Oggi qual è la situazione? La situazione è che abbiamo assistito a sbarchi sempre più frequenti, ravvicinati e importanti, con numeri importanti di minori stranieri non accompagnati, che hanno messo a dura prova il sistema dell'accoglienza. Sistema dell'accoglienza tra comuni, prefetture, questure, tribunali, mondo dell'avvocatura, deve fare sistema, e in questo devo dire che questo territorio io lo trovo estremamente straordinario, nel senso che ha sempre assicurato una grandissima si è dimostrato capace di fare sistema in tantissime circostanze. In questo io devo ringraziare enormemente sia Alessandro Ranieri che il dottor Ferri, perché tantissime volte noi abbiamo avuto la necessità di rivolgerci appunto a loro per chiedere accoglienza per questi ragazzi che venivano affidati alla prefettura, ma la prefettura non aveva avuto modo, ripeto, per due bandi, per due avvisi andati deserti, di poter istituire questi CAS straordinari. A questo punto ci riproveremo, come dire. E sicuramente, come voi saprete, insomma, il prefetto Roccheggiani negli ultimi suoi giorni qui di incarico fermo, arriverà il nuovo prefetto e ne parleremo con lui o con lei. Quindi è chiaro che per il momento noi ci auguriamo che la tenuta delle misure adottate dal governo e il cattivo tempo ci assista almeno per un po', nel senso che questi ragazzi non vengano messi sulle navi e fatti partire in queste condizioni così tanto pericolose, insomma, per la loro vita. E poi c'è tutto il tema del dopo, come ricordava anche il sindaco, cioè il passaggio nei SAI, cioè nel sistema di seconda accoglienza, e anche i percorsi da individuare per quelli che a breve poi saranno maggiorenni e che quindi devono andare nei SAI dei neomaggiorenni, dove il lavoro, penso, degli operatori è veramente molto importante, perché si tratta di fare crescere questi ragazzi e di metterli nelle condizioni di potersi rendere autonomi e di impiantare la loro vita nel nostro paese. Io penso che questo territorio ha dimostrato in maniera straordinaria di saper essere accogliente,
e sono sicura che insomma tutti insieme ce la faremo, nel senso anche rispetto ai prossimi sbarchi che comunque riprenderanno sicuramente non appena le condizioni climatiche lo consentiranno, quindi ci dobbiamo tutti quanti un po' preparare per questi nuove ondate di persone che arriveranno. E quindi vi ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio ancora il Comune, il Dottor Ferri per tutto l'aiuto.